Bella, sono uscito dalla melma. Fuori Sykes. Cazzo, ho sbagliato mondo. Sbagliato mondo, sbagliato mondo, sbagliato mondo. Power, vai a fare in culo. Bella, sono uscito dalla melma. Bisogno di Ehi, tu, qualcosa. aspetta un po'. Devi Chris. continuare la canzone modificandola. Aspetta che ho battuto Sykes. E facciamo sto tubirinto del cazzo. Provo un attimo una volta sulla roccia, poi vado. Ma dove vai? Ma per allenarti che cosa fai di preciso? Addominali, flessioni e cose varie. Grande. Poi tipo, porca puttana, un po' di esercizi tipo calisthenics. Porca Hai detto casi? calisthenics. Calisthenics. Che nome? One banana, two banana, three banana, four banana, one banana, two banana, three banana, four banana, one banana, two banana, three banana, two banana. Era four banana, che mi pirlone! Hai mai sentito sta canzone, Zo? One banana, two banana, three banana, Io four non mi ricordo. banana. Era tipo un tormentone. Sei morto? Perché ho sentito il... Ah! Provo un'ultima volta. Ultimissima, ultimissima, eh? Cioè, mi credi? Non ti tancredi? Io cane, cosa ho detto? Ah! Lui non l'ha mai completato Super Mario Bros. 3, io invece sì. Yeah. E al 100%. E ora sto rifacendo sto livello, cioè sto mondo perché sì. Che sono così geniale da non registrare l'audio nei video. Sono un grande. Mi faccio invidia da solo. Cioè faccio invidia da solo, ti rendi conto? Audio che sembra interessante. Veramente. Comunque anche Nicolò adesso si prende in giro dicendo assurdo continuamente, se noti. Quindi l'ha notato anche lui che diciamo spesso assurdo. Cazzo, sembra che Assurdo! sicuramente poi ci guarda che è morto quello lì, assurdo. Dove? In che cosa? Beh, quella volta lì di Ameia che c'è stato quel casino che non mi ricordo, mi pare Nicola Silvestri avesse detto ma perché ad Ameia succede tutto sto casino ogni volta? Poi suicidarsi bruciandosi i video buono devi proprio... Sì, appunto, proprio una parte un po' più dolorosa. Cioè, dovresti volerti male ma proprio tanto tanto se vuoi farti bruciare vivo, cazzo. Perché il suicidio non è mai giustificato, però. Il suicidio non è mai giustificato, però potevano già scegliersene uno. Il suicidio non è mai giustificato, però potevano scegliersi un modo di morire un po' più decente. Se proprio volevano. Pam 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 pam. Sono frasi fatte le tue. Basta, aspetta. Ah, non lo voglio salvare.
sennò come se non avessi battuto nei Marlocks e in Silence. No, non salvare tu. Devo vederti bestemmiare. Bello che non ho salvato dopo che ho battuto Marlocks. Magari spegnevo per sbaglio. Magari si staccava la corrente. Ma tipo una volta in Sole e Luna ho spento dopo 3 ore di gioco senza ricordarmi di salvare, sono tornato indietro perché tipo un fottio. Io l'ho fatto con i Saturni 2, non avevo salvato, avevo spento e tutto un caso non mi è andato a puttana. Assurdo. Cioè metà caso in realtà. Dammi, dammi, dammi. Cosa so appena parlato in giapponese? Dammi il ship. Ha! Perché? Oggi doveva puttana. Oh, questo era quello delle stelle infinite. Ma se la Lego assumesse i diritti anche su Pokémon, potrebbe fare Lego Nihi Lego? No, vabbè. Oh, io non sto scherzando, Io sono serio, Joe. Sono serio. Lego Nihi Lego? Sarebbe strano. Ma sarebbe strano, ho detto! È che... Per cosa? No, perché in pratica deve riavviare il... cioè, l'abbonamento, no? In pratica gli dovrebbero prendere appena gli scade l'abbonamento. Ma siccome che dice che scade oggi, però magari... presi perché ancora manca magari qualche ora. Scade l'abbonamento. Ma con l'abbonamento? Con la Play. Ah. I Bionicle! Tu Joe quindi alla fine prenderai uno Switch? Sì, sì. Il 2000 mai. Non lo so, non ho idea. Sinceramente non ci sono al momento console che mi interessa. Vabbè, le scrocchi da noi praticamente. Esatto. Sei uno scroccone praticamente. Cioè, The Wild me lo sono giocato, Harvest me lo sono giocato, The Wild 4 mi sono giocato. Ma per Wild non te lo sei giocato, eh? Giocato? Non ho giocato. No, non te lo sei giocato, Gio. Vabbè, ma nel senso posso giocarmelo, comunque un po' l'ho giocato. Avrei giocato 3 secondi praticamente. Non hai fatto neanche... Mare merda. Non hai fatto il 10% nemmeno. Cazzo vuoi? Quelle botte? Questo livello lo odiamo. Abbiamo cominciato. Nonostante l'avessi superato subito. Ma io comunque c'è un platino. Io ne ho 5. Non ti vorrei dire. Ti supero, cazzo. T'ho un po' rectato però, Joe. Ma lo guarda che lo sapevo che... Ehi, allora non mi minacciare mai più. Ma te potevi avere un platino di Crash... di Crash 1, alla fine poi non l'hai voluto continuare. Cos'hai detto? Bash! Bash! Dove ci sei? Sei morto? Cosa cazzo? Joe? Porca puttana. Cosa è successo? No, stiamo guardando un gioco Neverwinter per vedere come platinarlo, ma è veramente difficile. Nulla è difficile quando devi platinare. Devi riuscire. No, ma questo è veramente difficile platinare. È un gioco immenso. Sono tipo quei giochi fantasy con tutta la gente che si collega online e dei mondi enormi. Incredibile.
Io ho visto tutto. Comunque, Davide, io stacco che vado su ad allenarmi, cazzo. In realtà vai su a dormire, fidati. A dormire, allenarti a dormire. Esatto. Bravo, bravo. Ho già capito, cioè. Ci sentiamo stasera, magari. Sas. No, Gio, scusa, se vieni per uscire ci possiamo vedere anche prima. Ah, cioè, è vero, però devo vedere se riesco, cioè, se faccio il tempo, eh. Questo dopo. Dai, ok. Ciao. Ci vediamo dopo. Ciao. Bella. No, bella non me lo dici. Devo andare di qua. Ho una one up buono. Dove cazzo devo andare? Ah, di qui! Devo farmi la stradina. Vero. Livello completato! Livello! C'è ancora qualcuno in hangout oppure sono da solo? Sono da solo, perfetto. Quale scrigno prendo? Il secondo. Mario Martello, buono. Oh, adesso mi sa che c'è il livello della fortezza. Che era speciale perché ti faceva farmare una marea di one up. E le farmerò proprio adesso. Però prima mi faccio sto livello della pianta, che è una trappola. Ammazzata! Onestamente non so se caricare prima. Ah, qua, quindi divento anche un guscio. Questo non l'avevo mai notato. Non so se caricare prima i video dove effettivamente ho fatto per la prima volta il mondo 6 e il mondo 7. O se prima i video dove li ricommento. Penso che farò caricherò prima quelli dove li ricommento, perché alla fine sono quelli dove commento, quindi più belli da vedere. E questo mi dava la foglia P, esatto. Le posso utilizzare tutte per questo mondo. Perché l'8 l'ho già fatto. Tra parentesi, devo specificare. Questo non serve che mi prendo un power up, perché lo tengo dentro il livello. Vado e ottengo anche una marea di buona, fra l'altro. Fra parentesi, eccolo qua il fungo. E si va a prendere il tanuki. Prima volta in cui il tanuki è necessario per davvero. Vite. Ora di rifarmare vita manetta. Una ventina ci stanno. Sì.
Spirite! Ancora, ancora, ancora vite. Questa parte la velocizzerò probabilmente perché sono io che farmo vite basse. Finché non arrivo a 100, una volta arrivata ai 100 smetto di farmare vite e vado dove devo andare. Dovrebbe esserci il mitico boom boom. Dato questo è il secondo castello, non mi ricordo se è il primo o il secondo. Forse è il primo. Sì, penso di sì. Ok, ora la smetto. Dov'è la strada che devo fare? Questa. Poi questo tubo. Perché qua c'è il tanucchio. Ok, le monete, altre monete. Yeah! Tanucchi! Grazie. Si prosegue. Devo andare di qui. Poi di qui. Lì c'è il fiore di fuoco, quindi niente. Di volare verso il tubo. E qua c'è boom boom. Un livello un po' strano, infatti mi aveva impressionato la prima volta. Alla fine poi si riesce a farlo, meno male. E sconfitto boom boom. E ho guadagnato pure una mara di vita. Vai. Altro memory. Forse non l'ho ancora fatto e mi sto confondendo con quello del mondo 5. È qua. No, diamine. Qui da 20. L'ho già dimenticato. Facciamo sto minigioco. Mi va a cagare ogni volta. Livello 6, c'ho pure il tanuki, quindi. Questo che livello era che non me lo ricordo? Ah, questo. Qua mi serviva il P perché è abbastanza tosto. È abbastanza tosto sto livello, vabbè. Provo a farlo senza il P, praticamente è un livello di quelli dove devi... Dove puoi comunque fare sia da destra che sinistra. E infatti è una citazione al mitico Mario Bros, cioè il primo. E in più bisogna continuare a salire fino ad arrivare al tubo che ti fa uscire da quest'area. Il problema è che è un po' un casino perché ovviamente... Ecco. Poi senza il tanuki è ancora più incasinato. Il problema è che è un casino perché bisogna continuare a salire e salire. Si rischia di venire ammazzati o dalle piante. O comunque da determinate cadute che puoi fare, perché se non mi sbaglio ci sono anche delle piantine piccoline più avanti insieme a loro. O forse no, forse mi sto confondendo, anzi probabile. Andiamo di qua. Bisogna essere anche precisi con queste piattaforme. Perfetto. Ok, queste le devo utilizzare così perché non posso spostarle. Ah, in più se mi lascio schiacciare dei blocchi muoio. Devo stare attento, no? Ok. Era quella lì. Quella lì. Ho sbagliato la direzione. Non devo... Ok, devo andare di qui. Provo a farlo senza P, magari mi riesci, quindi di qui. Diamine. Mi ricordavo male. Ah, forse ho capito cosa devo fare. Di qui? Yes! Ah, devo utilizzare anche sta roba. Perfetto. Oh! Meno male che sono riuscito a prenderlo.
Il tempo. Fuck it. Dio buono. Capite perché è così difficile? Bisogna essere precisi e bravi. Io cane. L'ho risbagliato. Ma ce la devo fare. Vado di qui. Di qui. Ora mi lascio trasportare da questa parte. Entro. Poi questo lo devo sfruttare perché è quello che può anche saltare, mi pare. Non è questo quello che può saltare. Perché può cambiare direzione, intendo. Ok. Forse ci riesco. Se mi va bene, forse ce la faccio. Aiuto. Ho poco tempo. Oh, peccato. Non ce l'ho fatta per il tempo. Ce l'avrei potuta fare. Prova a farlo senza la foglia P, dai. È una sfida. In realtà fattibile. Una sfida personale. Ok, quello si blocca. La devo solo stare attenta a come mi muovo. Vado di qui. Poi cambio direzione. E salgo. A seconda di come sono messo, posso decidere da che parte farla andare, mi sa. Vado di qui. Ah no, ok, questo non può muoversi, vero? Questo non può cambiare la direzione. Non ho idea di come si possa capire. Perfetto. Ora entro. E qui ci siamo. Ora devo prendere il fungo prima. Lo più importante è questo blocco, perché è in grado anche di cambiare le direzioni, quindi è più importante da seguire. Ora sto attento. Ok. Perfetto. Ora no. Eccolo qua. Cambio. In teoria di là... No, no, è sempre ugualmente difficile. In realtà non è difficile, semplicemente basta stare attenti alle piante. Ora di qui. Dovrei aver fatto? Yes! Fatto senza il P! Alla fine era facile. Non era nemmeno troppo complesso, sinceramente. Bastava capirlo il livello. Se capisci il livello diventa automaticamente più semplice da fare. E così mi sono tenuto le foglie P per quando serviranno davvero. Un altro minigioco, ma faccio il livello 8. Prima del 7, fra l'altro. Una cosa un po' strana, ma va così la vita. Qua saranno un bel po' di piante. Forse qua serviva il P, in effetti. No, qua bastava la stella. O forse il martello. Io mi ricordo che col martello l'avevo fatto questo, forse. O sbaglio, forse mi sto confondendo. No, non credo. Piantina, questa qua non so neanche come definirla, è tipo una piantina piccolina con i piedi, che è in grado anche di camminare, in effetti. Aiuto. Va bene. Aiuto! Ok, questo sarà un po' tosta. Porca puttana. No, qua più che il P. Vabbè, faccio il 7 prima, vai. È quello che bisognerebbe fare prima. Mica non è un livello odioso.
Questo è quello della stella. Devi andare, è tipo Flappy Bird fatto vero. Ecco, questo credo che sia il vero punto di riferimento di Flappy Bird. Cioè come è nato Flappy Bird. Perché bisogna letteralmente saltare anche dei tubi a un certo punto. Ecco qua. E vaffanculo. Non è semplice. Però sono riuscito a farlo una volta senza avere problemi, quindi ce la devo fare anche stavolta. Ed è un livello carino nel concetto. È praticamente Flappy Bird, però prima che nascesse Flappy Bird. È il vero Flappy Bird in pratica. Ma c'è un altro e poi adesso c'è da saltare. Perfetto. Maledetto, maledetto, maledetto. Sì, yes. Non è neanche troppo difficile, basta fare bene quel dannato salto. E ok. Livello completato. Ora c'è un altro minigioco. Vero? Yes. L'avevo visto prima. C'è un'altra fortezza, quindi non ci sono tre fortezze in sto mondo. Nel 6 sì, ma qua no. Mi pare. Vabbè, ho fottuto questo minigioco e amen. Pazienza. Livello 8. Livello 8 era invece quello con le piante che hanno i piedi. Va a cagare. Ah, non ho usato il P prima. Lo uso adesso. E l'avevo tra l'altro già usato con questo livello, la foglia P. Tanto ne ho tre se non mi sbaglio, quindi che se ne frega, no? Usiamolo. Dovrebbe esserci un altro livello fatto a labirinto. Oh, c'è un tubo qua. Dove porta? Avevo preso sto tubo? Ok, probabilmente non porta da nessuna parte. Sale? Yes. Oppure dover passare per forza a mezzo. Quanto è un livello pure lungo questo, per dire. Cagare, tanto l'ho completato. Yes. Dun! Allora, ci dovrebbe essere sia una fortezza che... Ecco, quello è il livello labirintico, sono quasi sicuro. Però prima il memory. Ok. Che culo, mamma mia. Ok. Va bene. Ok, niente. Oh, ne ho azzeccati un sacco per una volta. Andiamo a scegliere uno scrigno. Secondo. Sempre Mario Martello mi becco, diamine. È un vizio. La nuvola lì non serve, avevo già usata fra l'altro. Dai, si fa questo livello che è quello labirintico. Esatto. È semplicemente un po' una palla da fare. Perfetto. Mi sento un po' una palla perché bisogna trovare la strada giusta. Carini, ma allo stesso tempo non mi piacciono troppo. Devo stare attento perché devo entrare da qualche parte qui, ne sono sicuro, perché non puoi completare il livello andando da su, perché c'è un coso che ti blocca. E dai. Perfetto. Vediamo se me lo ricordo bene che strada devo fare. Grazie per il fungo. Qua ci sono un po' di monete.
Ah. Fiore. Anche qua ci sono un po' di monete. L'ho trovata la strada, perfetto. Eccolo qua il tubo. Yes. Cavolo, volevo prendere quelle monete che ho notato dopo. Ma va bene. E ora si va a fare la fortezza. Questo mi pare che era semplice se avevi Mario Fuoco, forse. Sì, perché continuavi ad ammazzare le piante, quindi. Esatto. Perché questo è praticamente il mondo sia dei tubi ma anche delle piante, onestamente. Perché appunto ci sono una marea di tubi e quindi di conseguenza una marea di piante. Mi pare logica come cosa. Almeno è logica per Super Mario, dato che in realtà le piante non starebbero dentro dei tubi così, ma va bene. Perfetto. Ora, qua bisogna fare robe. In realtà c'era anche prima la stessa identica cosa da fare, ma c'era una pianta. Quello di prima. Ok. Questo mi ricorda Lost Levels, l'avevo anche detto. Questa parte non me la ricordavo, onestamente. Qua c'è boom boom, yes. Ok. Preso, yes, sconfitto boom boom. Ho fatto alla prima sto livello almeno. Anche se non sto contando le morti, perché chi se ne frega sinceramente. Ok, ora c'è un altro di quei livelli per cui utilizzerò. No, non posso utilizzare la foglia P, però posso utilizzare Mario Martello. I livelli sono abbastanza infernali. Sono brevi ma intensi come livelli. Che sono corti in effetti. Qui, yes. Ecco fatto. C'è un fungo? Vero, esatto. Ah, sì, c'è un fungo lì. Non ho idea del perché nell'altro diano una foglia P e qua un fungo, ma è così. E ora si usa la P. Il livello finale, quindi chi se ne fotte. Eccolo, il re qua diventano gli ossi a caso, anche se gli ossi non esiste ancora in questi giochi. E secondo me questo infatti è stato fatto solo nel remake. Le trasformazioni erano diverse nell'originale. Oppure se non c'erano nemmeno, boh. Non ricordo sinceramente. Anche perché l'originale non l'ho mai giocato. Ho giocato solo la versione per SNES. Comunque sì, mi salto tutto sto livello che non c'ho voglia di rifarmi. Grazie alla foglia P. Quindi scorri con piacere. Si metterà un po'. Mi diverto a svolazzare un po' in giro. Prendo in giro le talpe che mi lanciano le chiavi inglesi. Io volo e voi no, io volo e voi no. E non mi potete prendere. Ciao. Vaffanculo, vaffanculo. Quanto cavolo è lungo, non me lo ricordavo così lungo.
Dai, provo a farlo. Quest'ultima sezione, che era quella un po' più difficile, la provo a fare così. No. Credevate? Bisogna partire dal basso verso l'alto. Ed ecco Ludwig von Koopa, che non so perché in questo gioco ha i capelli bianchi, ma mi aveva impressionato come cosa. Ed yes, mondo completato per la seconda volta dopo averlo completato senza audio. E quindi vi lascio al video sul mondo 8. Anzi, prima vi lascio... No, sì, vi lascio al video sul mondo 8. Prima avrò caricato probabilmente quelli velocizzati del mondo 5 e del mondo 6. Sì, buona, del mondo 6 e del mondo 7. Nel video 8 ci sarà la conclusione, anche se alla fine dirò che dovrò fare... roba. In compenso... Ecco, Bowser ha rapito Peach. Stavolta. In compenso c'è una cosa che posso farvi vedere. Ossia cosa fa il flauto. Il flauto funziona da Warp Zone. Infatti il mondo 9 è il mondo delle Warp Zone. Questo è semplicemente il mondo 9. Infatti vedete, c'è scritto World 9. Non c'è nient'altro, è semplicemente un mondo di Warp Zone. Infatti vai qua e entri nel mondo. E lo stesso se clicchi gli altri tubi. Quindi niente. Questo era Super Mario Bros. 3. E il prossimo è l'ultimo video. Ciao ciao!